Sicuramente, vabbè, dopo quella tripletta, insomma, poi c'è stata la pandemia all'estate, però io anche durante tutta l'estate sono rimasto a Palermo, mi sono allenato tutti i giorni, quindi avevo tanta voglia di dimostrare il mio valore poi l'anno successivo soprattutto. Poi vabbè, dopo il ritiro, la prima giornata avevo giocato, poi sappiamo insomma che ci sono state delle difficoltà, ho avuto il Covid. Poi in realtà ti devo anche dire che non è vero che dopo il Covid non ho giocato, perché dopo il Covid io ho fatto 5-6 partite in cui secondo me stavo facendo anche bene, perché avevo fatto gol contro la Juve Stabia, stavo giocando titolare. E poi dopo Foggia, che è stata la mia ultima partita, che diciamo l'ultima partita dopo quella situazione lì, insomma, abbiamo perso, abbiamo fatto insomma una brutta prestazione e sono stato messo un po', diciamo, fuori dai radar, come hai detto. E niente, quindi poi bisogna sempre lavorare, continuare a crederci. Poi ci sono state adesso le ultime partite dove ho avuto un po' più di spazio e insomma credo di aver abbastanza ricambiato, anche se non sono ancora soddisfatto né di me né della, insomma, dei risultati della squadra, perché secondo me dobbiamo e possiamo fare molto di più. Quindi dobbiamo migliorare, come ho detto anche prima, magari a Pagani si fa un gol e bisogna portare a casa i 3 punti. In questo forse dobbiamo migliorare, perché non si possono fare sempre 2-3 gol, magari basta anche un gol fuori casa o un gol in casa e bisogna chiudere la partita in quel modo, senza disattenzioni, senza subire gol. Ci sono state altre scelte e niente, quindi sì. Io sono un giocatore, sono a disposizione sempre dell'allenatore, in quel momento a quanto pare non davo garanzie e quindi niente, non giocavo. O giocavo poco almeno. Quando si gioca meno è semplicemente allenarsi, cercare di dimostrare il più possibile in allenamento o quando magari si entra anche 5 minuti di poter dare una svolta o comunque dimostrare che ci sei. Purtroppo, forse anche per incapacità mie, non sono riuscito a dimostrare questo e quindi il mister che c'era, insomma, ha fatto le sue valutazioni, ma io l'ho vissuta. Ovvio che un giocatore vuole sempre giocare, vuole sempre dimostrare e credo che lo sto anche cercando e come sto facendo anche adesso, insomma, cerco sempre di dimostrare il mio valore e dare una mano alla squadra. Quindi si vive male, secondo me, ci sono momenti in cui la subisci e cerchi di reagire.